Nel corso dei prossimi giorni l'anticiclone africano, che ha portato l'ondata di caldo eccezionale di questi giorni, subirà un lento e graduale indebolimento ad opera delle correnti nord-atlantiche che determineranno una costante, seppur lenta, erosione del bordo anticiclonico a partire dalle regioni settentrionali. E proprio sul comparto alpino sono attesi rovesci temporali anche di forte intensità, quindi attenzione, non escludiamo ancora una volta nubifragi simili a quelli che si sono verificati a partire da venerdì scorso. Quindi, come dicevamo, Alpi, soprattutto centro-occidentali, in primis esposte a rovesci temporali anche di forte intensità, mentre il resto del nord vedrà fenomeni decisamente più sporadici, comunque più probabile a ridosso di prealpi e pedemontane. Ma a partire da mercoledì e soprattutto tra giovedì e venerdì, qualche occasionale acquazzone temporale tenderà ad interessare anche le regioni del centro, in particolare le interne appenniniche, ma non escluso anche qualche locale sconfinamento sul verde o versante adriatico, e dentro la giornata di venerdì qualche temporale interesserà anche il sud, ma essenzialmente i settori appenninici. Quindi avremo un tempo leggermente più movimentato rispetto alla scorsa settimana, ma tuttavia precisiamo che questi temporali non risolleveranno di certo il deficit idrico di cui soffre gran parte della nostra penisola, in quanto ci vorrebbe una perturbazione assolutamente organizzata, cosa che non avverrà in questo caso, se non appunto con precipitazioni molto localizzate e intense, ma in aree decisamente ristrette. Per tutti gli ulteriori dettagli e aggiornamenti vi ricordo comunque di scaricare l'app di Trebimeteo gratuita per tablet e smartphone.